Signori, inizia una nuova birabolante settimana del nostro Rexham. Allora, dobbiamo parlare un attimo, perché ho letto con terrore le vostre parole dopo i rinnovi e dobbiamo parlare. Allora, io una cosa voglio dire. Cioè, in tanti avete detto, beh, hai fatto un disastro perché adesso, come si fa, sbroccano tutti. Ma la mia domanda è, considerando che non si può trattare sul ruolo in squadra, io che soluzioni avrei avuto? Cacciarli via. Fondamentalmente quello era. Quindi, siccome adesso sono tutti cruciali importanti, adesso scatta la Battle Royale, nel senso ne rimarrà soltanto uno per ruolo e gli altri ci saluteranno. Dobbiamo capire un attimo. Dobbiamo capire un attimo e fare una cernita, chiaramente, dei giocatori, dei ruoli e ritornare a quella famosa questione del bisogna avere i turnover, che accettano di fare i turnover. Quindi, oggi cercheremo di evitare il tracollo psicologico della truppa tutta. E sarà dura, sarà durissima, ragazzi. Ma ci proviamo, ma ci proviamo. Allora, intanto è tutto pronto. Tutto pronto. Andiamo col Southampton. Posso? Perché non funzioni? Amico imprevisto? Grazie. Sono bloccato. Ok. Ragazzi, 3-2-1. Predestinato. Ma perché? Ma basta. Ma basta. Io già ho abbastanza problemi per vivere sempre questo incubo. Barbosa. Non mi sei. No. Williams. Ci serviva il terzino. È arrivato. Signori, è arrivato. 62. Lelu. Scusate un attimo, eh. Navarrete, io no, non posso far fuori Navarrete così facilmente. Va bene. Vabbè, Dorgu, accomodati in panchina un attimo. Ma a me non mi serviva Williams adesso. Non mi serviva. Potevo farne a meno. Potevo. Andiamo, andiamo. Comunque, io dovrei essere bravo a gestire il tutto. Può Il primo essere che un se lamenta lo arricchirsi metto del in lista di match. trasferimenti. Giornata Così importante evitiamo tra le scelte drammi, e la regola problemi, del eh? deal. Tutto è pronto per 90 minuti di grande Dai, intensità. Amici Pachito. sportivi appassionati di calcio, un Pachito, saluto da Luigi facci. Bove, Ecco, Valeria subito, facci Dani. vedere Williams. Menù di oggi ci offre un interessantissimo incontro di Premier Vai, League. Williams, vai, Williams, Assisteremo a fatti questa partita, vedere. speriamo su livelli Lascia miseria appassionanti. franca. L'hai fatto, Pachito. Ti prego. Si White, è avvolge un tua, eh? Ma pallone. perché de trivela de Riesce il destro? cambiatore Ma sei Pellegrini. mancino. Può metterla da lì. Bella, 1-0. Pachito mio, Grande quanto azione sei di questo match. forte! Quanto sei forte! Ma sa fare una partita comunque clamorosa, eh. Devo dire, signori, signori, io per quanto abbia amato Rizzo, La devo regia ci ripropone dire l'azione del che gol. quello Sembra che dell'anno questo scorso, lancio filtrante che ha chiaramente. tagliato fuori tutta Devo l'azione. dire L'avventura che può Pachito finire con la c'ha formazione delle di Rizzo che vibe poi finge sulla quale pazzesche, l'estremo eh. Ha difensore non delle ha più vibe nulla. pazzesche in quel Poteva ruolo. scegliere una Vi posso soluzione più garantire elegante, che forse, Pa sarebbe Dalamano stato meglio. è un giocatore veramente notevole sullo stretto. Ed è un 68 ancora, eh. Io vorrei farlo. È un 68, ragazzi. Dai, questa è una partita di quelle da vincere. Bravo, Ferma, ma Pachito. non controlla. L'ha pure Non esteso. è solo. Mandalo in porta. No, lì! Ma perché White non si muove? Sblocca dunque il match. Bravo, 1-0 dopo Red. 23 minuti. Perfetto, grazie per il tuo contributo. Ah, era bella Regge l'idea. bene allo. Ci pensa lui a spazzare Pachito, via. mamma mia, Pachito, come è andato via. Dai. Fattore campo fin qui rispettato in questa prima parte di match. Squadra di casa avanti a poco dall'intervallo. Partita Ah! che sfugge ad ogni pronostico. Ma Pirlo è risultato perché? Ma che tecnico. cazzo la Nessuna fate forma di tutti vantaggio. Un quanti? gioco No, da fischio. Questa è la mia impressione. Poche più ragazzi, no, informazioni. vi prego. Questo è il gol che vale la Vi partita. prego, vi prego, vi prego, vi L'hanno prego. pareggiato Cioè, dunque 1-1. veramente. White. Mamma mia, come sei entrato male oggi in partita. Vabbè, primo Basta così, tempo dice molto l'arbitro. rivedibile, Convinto. molto rivedibile. Staffetta, ormai si sa. In realtà non gioca. Ha preso un altro punto, Pachito. 69? Ma in parte, cioè scendendo in campo l'ha preso? Vabbè, Franca totalmente. Io non capisco cosa è accaduto ai nostri esterni, ragazzi. Non riesco a capire che problemi abbiamo.
Non abbiamo più un esterno che salta l'uomo, non abbiamo più un esterno che va in porta, non segna più nessuno. Robertone! Robertone come un treno! Vabbè, raga, ma è pazzo! È partito tipo treno merci! Porca miseria! Ha rubato la palla clamorosa subito. Mamma mia, Robertone. Sci tua. Bene. Mi piace questo inizio di partita. Di secondo tempo. Pressalo alto. Non lo fa partire. Bravo, Cacciadei. Bravo, man. Vai, man. Senza paura. Tu tiraci. Ah. Ci sono tutti i presupposti per assistere a cosa fate? Che cambio dunque? Paghito. Calcio d'angolo. Oh, era bello. Sverniciato. Belli. Robertone. Bravi. C'è il pressing. Mamma mia, Robertone, che partita che sta a fa, però. In diretta sui canali di EA Sports. Dai. Aspetto un match giocato viso aperto da entrambi. Bravissimi. Hanno diversi giocatori di qualità in grado di risolverla in qualsiasi momento. Appoggialo. Lo sapevo. Era tutto bellissimo, era. Era un'azione meravigliosa, era. Ho rosicato. Oh, comunque sto Williams non è entrato male, eh. Pachito, mamma mia che scatto. Sul primo controllo. È buona, no. Sono d'accordissimo. Sono d'accordo. Dai, che serve per l'overall di Pachito. Ci piace. Eh beh, ta sei schiaffata per terra. Pachito, vai, è tua. Pachito. Dove sei? Eccolo. Pachito for the win. Pachito for the win. Porca miseria, che rigore, Pachito. La Pachito Dance. Bei tempi, Vittorino. Chi se lo ricorda? La Pachito Dance. Bene. C'è Pavard in porta. Molto bene, molto bene. La cosa drammatica è che Pachito è il nostro attuale capocannoniere, signori. Vi rendete conto? Credo sia il nostro attuale miglior assistman e miglior marcatore. Questa vittoria preziosissima. Bravo, Red. Ha fatto un filtro clamoroso oggi. Mai quanto Robert. Pachito ancora. Patel. Si è girato benissimo. Patel. Occasione importante. Patel. Patel. Benissimo. Ale. 4-1. Definiamo queste gerarchie per la zona di retrocessione, per cortesia, perché noi non saremo parte del gruppone che rischia. Non saremo parte del gruppone che rischia. Assolutamente no. La squadra gira. Almeno quelle piccole, tra virgolette, giriamo. Poi, ma sono quelle più grosse, ma arriveremo a poter competere con calma e tranquillità. C'è sempre spazio, i giovani talenti. Ha giocato bene. Franca inizia a avere problemi. Pachito straordinaire. Pachito straordinaire, signori. Cambio di ruolo per Pearson. Facci vedere. 3-2-1. Due punti. Vabbè. Non male, non male. Devo dire non male. Te la sei cavata bene. Ok. Allora, adesso il programma di allenamento. E facciamo così. Poi abbiamo Williams. Non ho granché da poter fare. Qui facciamo così. Franges! Dai, Franges, non fare così. Pago mi sa che non parte titolare. Alla prossima. Robertone si è guadagnato la titolarità.
E tendenzialmente facciamo specifico prestazioni per tutti i sostituti delle riserve, che mi sembra la cosa migliore. Ok. Bene. Molto bene, molto bene. Angle va al Derby County a gennaio. Meno male. Angle, ti voglio bene, però. Si è fatta una certa, come si suol dire, no? Tutto il bene del mondo. E allora, adesso per evitare drammi interni, dentro King inizia. Proviamo. Oh, comunque Pen sta insidiando tantissimo Casadei con l'overall, 75 adesso. Sta veramente carburando un botto. Allora, Robertone titolare. Edwards titolare, almeno un'altra volta, per quanto. Dorgu titolare. Paghito panca, viene con noi assolutamente. Paolino è un problema, ragazzi, perché in questo momento di stagione io lo spazio non riesco a trovarglielo. Allora, imprevisto prepartita, 3-2-1. Paurissima, no, beh, prego, no. No, la paurissima adesso, no. La paurissima adesso, no. 5-4-1, no, mi spacca le palle a me sta roba. Va bene. 5-4-1. Al minimo della profondità. Vabbè. Aiuto. È ignobile questa cosa che stiamo per fare. Va bene. Beh, sarà contento Mbede che se la gioca. Bravo Mbede! Sei contento? Andiamo così. Che gioia, ragazzi. La paurissima con la Aston Villa, chi è? No, West Ham. Forza, ragazzi. Forza e coraggio. Robertone. Esplosivissimo Robertone. Ah! Politano. Mi aspetto un match incredibile. Allora, con questi già è un po' più impegnati. Lazzari. Politano. Bravo Red ancora, mamma mia, la classe. White, ti vedo. E quando mai che... Oh, io quest'anno non sono riuscito a fare una volta un filtrante alto in profondità, una volta, a godere una bella galoppata poi. Avanti della sua azione. Attenzione perché... Bravo Machado. Cercano continuamente il tiki taka. Bravo Dorgu. White. Payne. Awa Payne. Bravissimo Machado. Machado, sempre lui. Si è fatto male Politano. Meglio per noi. Machado. Pericolo scampato. Vabbè ragazzi, però siete un'associazione a delinquere in difesa, eh. Vi prego, aiuto, forza. Ci sono novità dal San Mario Stadium, sentiamo. Apriamo sta manovra, su. Payne. Franca, ti vedo. D'accordo, grazie. Ha tutto il tempo per metterla giù. Robertone, ah. Decisivo qui il tackle. Vabbè, primo tempo di una complessità inaudita. E voglio provare a fare una cosa. Voglio mettere Edwards al posto di Franca, visto che proprio non ce n'è. E davanti il piccolo Patel. E Robertone e Redondo non si possono toccare. Va bene così. Che poi, ridendo scherzando, un pareggio con West Ham io me lo porto via, con massima gioia e serenità, proprio senza nessun tipo di problema.
possono passare in vantaggio. Mamma mia, Machado, cosa hai preso? Machado, cosa hai preso? Non ci credo, Piero. Machado, ti voglio bene tanto, tanto bene, Machado. Pallone in mezzo. Bravo, Machado. Fai partire Razzetto di Mumbai. Niente. Non riusciamo a uscire. Pubblico vorrebbe il tiro. Ma che vuoi? Ma cosa vuoi dalla mia vita? No, dai, il rigore no. Ma il rigore no. Ma porca. Cioè, pensa a Machado, non ti preoccupa. No, non è vero. Vabbè. La cosa peggiore che potesse accadere è accaduta, il rigore. Ah, ancora buona però. Il giallo esiste per un motivo. Per questa volta sembra aver chiuso un occhio, ma al prossimo sicuramente. Frances, da fuori. Mamma mia, era meglio che lasciavi perdere, Frances. Attenzione da lì. Bravo King, Robertone. L'hai saltato, Rob. Torna alla Premier League sugli schermi di ATV con questa sfida. Patel attiva il razzo. L'ha messo. No! Bravo Patel ancora. Robertone! Non ci credo. Non ci credo. Ma la difesa dove cazzarola è? Stiamo a giocare a 5 e stanno sempre da soli qui. Taremi sta a far fuoco. Vabbè. Va bene. A Payne, non ti reggi in piedi. Hai fatto una partita orribile. Orribile. Lento, prevedibile, macchinoso. Dai. Ah, niente, non sarti l'uomo manca a pagare. Arrivatemi paghito. Rivoglio. Edwards e Payne comunque ottimo impatto, eh. Tutte e due, devo dire. Edwards penso non abbia proprio toccato un pallone. Non gli è arrivata una palla giocabile. Va bene, va bene. Ragazzi, quando il livello si alza, noi purtroppo siamo sempre non all'altezza. Ci abbiamo provato. L'imprevisto poteva essere anche uno strumento per agguantare il pareggio, ma purtroppo la nostra difesa ha detto non penso proprio. No, fermo! Fermo lì. No, tutto. Sì, ma no, hai saltato una partita e non 25. Su, animo, figlio mio. Ok. Voglio avere la squadra bella carica per quando torniamo in campo. Ok. E chi se ne frega? Sto Mattia comunque sono anni che lo seguiamo. Ah, ecco, meno male. Frances ha detto che le cose vanno meglio. Ringraziamo il cielo. Dunque, reso conto su Remondo 74 da valutare pure lui. Tellesmagno 82, questo non si via mai. Marco è un 82, questo lo stavo valutando per il post Franca eventualmente, ma Salas da valutare. Uribe no. Moiano no. Rivas da valutare. Vero, Isidoro sarebbe stato meraviglioso. Martinez niente, vabbè. Cambio di ruolo per Navarrete, è arrivato il momento. 3 2 1. Mortacci. 7 punti ha preso. Però. Non male, eh. Non male, ragazzi. Abbiamo trovato. Allora, King, no. Un altro King, no. Rodri Collins.
Se n'è già nato, vabbè. Ryan Lloyd, no. Tony Cox. Dylan Edwards. Thomas. Davis. Non mi piace nessuno. Non mi piace nessuno. Non mi piace nessuno. Che vedevo di... Allora, imprevisto. 3-2-1. Oh, e basta. Che porca miseria. Dorgu, benissimo. Dorgu oggi ha detto che non vuole giocare. Gioca Mann a sinistra. E Cacciatei. Franca, fatti un giorno di riposo, va. Oggi inizia Patel e subentra White. Scambi ruoli. Paquito dentro. Robertone titolare per adesso. In difesa Bradley King. King Bradley, la coppia quella è. E Frangest si fa un turno di riposo. Medianone non gioca più. Medianone, dai, al posto di Red, una partita di Medianone. E con l'Aston Villa dovrebbe essere già più, no? Più abbordabile, in teoria. In teoria. È una delle principali. Dai, ragazzi. Si rinnova l'appuntamento col grande calcio. Restiamo a gravitare a metà classifica. Un saluto da Piero Gibardo e da Lelia Dani, pronti a tenervi compagnia. Coppia inedita, tra l'altro Robertone Medianone non era mai capitato, eh. Tuttone. Tanti motivi di interesse. Bravo Medianone. King. Ma non so se i nostri amici in casa la sentono. È buona. L'emozione che si respirano qui sugli spalti. Paquito. No. Porca miseria, porca. C'è il Dibu. Puro istinto e salva risultato. Sono d'accordo, ma avete rubato qua di prima, va benissimo. Ma la pio tutta. C'era? Netta. Paco, a Dibu tocca faglielo, eh. Tiè. Valla ricoglie, Dibu. Ale. Bene. Scucchiaiato con violenza. Beh, l'esecuzione è perfetta. Portiere da una parte, palla dall'altra. Perfetto. Vai Paco. Si ricomincia, sto avvio. Senza paura. Provare a recuperare. Cacciatei. Oh, a casa dei, manchi i passaggi, scemo più a fa. Bravo. No, perché? Calcio di punizione. Ma che, ma come, ma... Teniamo per pietà. Apre su Abraham. A no, niente. Mamma mia, che saracca che ha tirato questo. Va bene. Tutto in equilibrio. Oh. Bravo, man. Era partito, Abraham. Bellissimo. C'è la prateria per andare. No! Non ci credo. Patella aveva fatto un'opera d'arte, eh. È tua. Carmo, sei alter doppio. Carmo, fatte sentire fisicamente, perché sennò... 1-1 dopo 31 minuti di gioco. Grazie per l'aggiornamento puntuale, niente. Come sempre. Perde. Cerca il doppio contrasto. No, dai, ma che... Ma perché vi buttate così di continuo? Ma che ti applaudi, te? Calcio di rigore dunque, ma niente cartellino come qualcuno dagli spalti voleva. Decisione che mi trovo d'accordo, Pier. Giusto sanzionare. Fatto tipo Gatti con Kvaraskelia. Un intervento da giallo. Gli pari. Niente. Non sbaglia. Aston Villa in vantaggio. Rigore trasformato con grande sicurezza. Lo possiamo apprezzare. Aston Villa in vantaggio. Un classico, niente da dire. Paquito? Patel. 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 Subito così. Mazza, comunque Paquito Patel. La pappa lì davanti funziona. C'è la lula e c'è la pappa. E rivediamo ancora il gol. Ha
Mamma mia, Paquito, che palletta e che dribbling di Patel, che sguscia via e poi incrocia dove nessuno se l'aspetta. Ravindra. Tutti parlano di Ravindra. RP32 sembra il nome della pistola, veramente. Questo ragazzo bisogna tenerlo assolutamente. Bah, Paquito ormai è leader tecnico del gruppo. Prende, fai lancia la Cialanoglu. Io va bene. Come fai a levare Patel? Ah, Marizzo giocava? Fa piace, basta. Vedi tante volte. Mettiamo red. Devo fare un turnover feroce per evitare che qualcuno si arrabbi, visti gli status. Bravo Carmona. Andiamo. Patel. Ma cosa sta succedendo? Ravindra c'è. La ribalta lui. Ma io ho speso un pacco di soldi per riportare a casa White e segna sempre Patel. Non va bene. Ma c'ha il baricentro bassissimo tipo Messi. Quando cambi posizione la palla rimane lì. È tutto piccolo che si gira. Ma è incredibile. Il razzetto di Mumbai. Ragazzi, io... Abbiamo ribaltato una partita incredibile. No, Machado, non fai così se la palla è di lato. Ste trivele imprendibili che fanno cani e porci. Ma perché? Non se l'aspettava. Bravo, man. Rizzo. Guarda Patel, ti prego. Ma chi? No, non ci credo. Sì, è netto. È netto. Signori, è netto. No, batte Patel. La deve battere Patel. Patel al 90esimo. Che cosa sta facendo Martinez sul calcio d'angolo piangente? Vabbè, non importa. Va bene così. Mamma mia. Rivediamo il calcio di rigore di poco fa. Trasformazione impeccabile. Ha guardato il ragazzi, abbiamo il bomber, signori. Abbiamo trovato il bomber, ragazzi. Ce l'avevamo in casa. Ora possiamo tenerla? Perché se mi pareggiano ora, io veramente non so cosa potrei fare. 120 secondi, questa è l'entrata del recupero. No. Mamma mia, Bradley allunga il tentacolone di Bradley. Il tentacolo, la prima tripla di Patel. E questi sono tre punti che valgono oro. La prima tripla di Patel. Mi sembra doveroso sottolineare l'atteggiamento di questa squadra. Non ha mai mollato. Molto bene, signori. Molto bene. Che vittoria di cuore e non solo di quello. Superlativo Patel. Bene. Questa è una squadra che... Samba e Kerry. Allora, Casadei. Sei cresciuto, meno male. Tanto lì sta prendendo... Lì si sta lentamente affacciando al momento della verità. Lì sta arrivando, ragazzi. Abbiate pazienza, perché quando arriverà lì voi non sarete pronti ad accoglierlo. Io il piccolo Buddha ho bisogno di vederlo in campo. Allora. Bene. Dunque, noi... Che vi devo dire adesso? Qua abbiamo...
Io farei equilibrato per tutti i giocatori della formazione titolare. Sì. Facciamo così, King va bene. Man va bene. Ok, in panca. Sono preoccupato per l'investimento fatto su White, ragazzi, vi dico la verità. Perché come fai a levare Patel? Non puoi. Che volete da me? No, Lord, grazie, ma no thanks. Allora, ragazzi, io per oggi mi fermerei. Ma prima di farlo, che prestazioni scontento? Capisco perché le prestazioni siano... Bete, ma tu, no? No, eh? Ah, già, abbiamo rinnovato da poco. Io vorrei tanto capire qual è il problema, ma... Tipo, Ribeiro non ci sta a far turnover se gli provo a rinnovare, sicuro? Non ci sta, mai nella vita. Patel peraltro non ha neanche in questo momento delle, come si dice, delle prospettive di crescita particolari. Io vorrei fargli aumentare dribbling. Lui qua ci metterebbe 4 settimane, ma fa finalizzazione, controllo palla, non ce l'è. No, questo torre per Patel è buttato. No, potremmo andare su attaccante mobile. Posizione d'attacco, accelerazione che ci serve, visto che lui ha il playstyle razzo e dribbling, che peraltro pensavo fosse più alto di quello che effettivamente c'è, ma... mentre White... raga, in questo momento, io vi dico la verità, per come giochiamo, noi potremmo anche ipotizzare un attacco a due, con 4-3-1-2, con tre centrocampisti di rottura, Paquito davanti e dietro a Patel e White. Si potrebbe provare, visto che le ali non rendono. Una cosa di questo tipo, intendevo. White, Patel. Destro a sinistra, sì, perché mi piace fare la cosa rientrare. Qua, Paquito. Robertone, Redondo, Mainò. E potrebbe essere. Io la proverei quasi quasi, eh. Che profondità 1? Ah, perché era quella che usavamo. Porca miseria, devo copiare. Che è 50? Sullo schema classico. Scusate un attimo. Sullo schema classico abbiamo 40-65. 40-65. Guarda, 75, 40, 65 e 75. Vediamo un po'. Se ho fatto tutto. 40, 65 e 75. Ok. Ragazzi, vediamo che succede. Vediamo che succede. La proveremo la prossima volta. E ci facciamo un'idea. Calci d'angolo, facciamo così. E capitano in questo caso direi per anzianità potrebbe essere anzianità in rosa, mai no, rigori Paquito, rigori Paquito per forza. Comunque, detto questo, noi abbiamo come attuali capocannonieri Paquito con 6 insieme a Patel, ma Paquito ha fatto pure 4 assist, grazie, però Patel ha giocato molto meno, quello bisogna dirlo, eh.
Vediamo, ragazzi, vediamo che succede. Sarà una stagione intensa, ma sono molto curioso, soprattutto di questo nuovo schema, che potrebbe essere la chiave. Cacciamo tutti gli esterni a gennaio, via. Via, si rifà la squadra sulla base di un centrocampo più maschio, più di sostanza. Vediamo, vediamo. Dovremo valutare e poi decideremo. A venerdì.